Oddio. Netero San contro Killer B. Ma esce fuori? Oh mamma mia, esce fuori dal tuo culo. Esce fuori quella sottospecie di mucca ma riuscita. Sente brutta la mucca polpo. Il bue polpo è una cosa bruttissima. Fatto malissimo. Cioè è devastante. Allora Netero secondo me in generale è fortissimo. Ma mai ti ha permesso di scriverlo? Chiaro. Non lo so. Strano. Forse non hai mai scritto con la C. No, però Killer non va bene. Vabbè. Ah, questo è proprio Killer. Strano. No, però l'ha scritto male. Però il Killer l'ha scritto Kill. No. Eh sì, l'hai scritto male. Ah sì, c'è una E in meno. Vabbè, dai. Kill Bill. Kill Bill, esatto. Questo, la cosa bella è che so come si scrive. Qua è stato proprio un boh, una follia lucida. Vabbè. Comunque, allora, Killer Bill ma è fortissimo. Se Netero tira fuori la bomba, vince? No, curiosità mia personale. Non ha la bomba, Magi. Perché non c'ha la bomba, Netero? Non ho capito perché Netero non ha la bomba. Facciamo che ha la bomba. Allora, facciamo che ha la bomba. Bisogna sapere molte cose. Allora, vabbè, Netero secondo me ce l'ha la bomba. Però, vabbè, possiamo... Vabbè. Poi. E Assameada. Esatto, Neff, era quello che dicevo. No, Killer B appena appare. Killer B appena appare. C'ha l'otto code e non c'ha Assameada. E di là, c'ha la bomba o non c'ha la bomba? Secondo me non ce l'ha. Ma come fa a non averla, scusa? Perché... Allora, tu devi immaginare che in un momento della loro vita vengono risucchiati in questo mondo alternativo. E lui non è se prepara la bomba. Ma lui è nel momento, è uno dei suoi momenti massimi, l'hai preso. Non è nel suo momento massimo. L'hai preso quando si mette vecchio, coi capelli tagliati. Ma è un'immagine, Maggi, dai! Ma che vuol dire? Ah, quindi è il Netero un po' più giovane, diciamo. Ma è Netero, ma sì, ma della, anche delle forme chimere, ma non ha la bomba. Cioè, prima di avere la bomba, cioè, non è con che... la bomba, no, infatti secondo me se lui spara la bomba, lui perde. Perde proprio dal punto di vista concettuale. Perché magari schioppa pure quell'altro, ma lui muore per primo. Sì, ah no, sì, sicuramente. Ma no, non no. Ce l'ha la bomba. La bomba non può uccidere l'altro prima che muoia lui, perché muore prima. Non ce l'ha la bomba, dai. Ok, va bene. Si dice che non c'è la bomba. Allora. Questo è uno scontro pieno di mazzate, nel senso sono tutte e due molto forti fisicamente. Molto veloci. E molto veloci. Io credo che... Sì, ma secondo me Killer B è più veloce di Netero. Ti fa vedere comunque l'allenamento in Netero, eh. Insomma, secondo me invece no, sai. Secondo me Netero è più veloce di un ninja. Cioè, la domanda è, secondo te Meruem è più forte di Killer B? Secondo me... Sì. Di poco, ma sì. Secondo me okay. Meruem è più forte di Killer B. Lui comunque riesce, non dico a tenere testa, però vabbè, comunque lo Netero riesce... è più scarso di... È più scarso, però comunque... Allora, lo riesce a tenere. Secondo me fisicamente overall è più forte di Netero di Killer B. Killer B c'ha il vantaggio di essere comunque un ninja. La chat dice Netero. Infatti. Cioè, c'ha molte più tecniche, ninja, molte c'ha cose. Tante tecniche, è sicuramente più... ha più doti rigenerative. Il polpo esce fuori o no? Che non l'ho capito. Può uscire fuori. Allora che do cazzo, esce fuori il polpo bue, oh. Ma che gli fa il polpo bue? Il polpo bue gli meni come meni a Killer B, Sì, infatti. Sì, sono d'accordo, ma è molto più forte e resistente. Tu non ti ricordi che lui lancia anche un'onda dalla bocca tipo P? Netero? Contro Meruem? Sì. Spara un raggio laser, tipo. È vero che si risucchia tutto, Sì, sì. Cioè, Netero molto più veloce. Pure secondo me. Secondo me non molto, però è più veloce. Più veloce. Non molto, però. Ma ti fa vedere a che velocità lui fa la mossa del Buddha e a un certo punto è... Quasi ti fa vedere tutto l'addestramento che ha fatto e si vede comunque che Killer B ha grossa palla nera. Allora, grossa palla nera e sì. Allora, Killer B, allora Netero fa una cosa. Evoca il Buddha e bom. Killer B c'ha molti assi nella manica. Ok. Io ripeto, anche solo la tecnica sostituzione è tanta roba in un mondo non abituato a vederla. Perché lui dà la palmata, vede un ramo. Perché i suoi colpi sono talmente tanti e veloci che in realtà pure se quando colpisci la prima volta è una sostituzione. No, certo, però è comunque una cosa abbastanza spiazzante. Anche il fatto, per dire, le sue spade feriscono le mani del Buddha. Le mani del Buddha? Che cazzo dici? No, il Buddha è fatto di Nen, il Buddha.
Mega felice. Non puoi tagliare un braccio al Buddha. Devi tagliare. Beh, perché Meruem una lama di chakra. Tagli l'energia. Meruem taglia il braccio al Buddha. Vabbè, per dire. Meruem, cioè, va a pistare dei botte. Ci puoi, ad esempio, i fili di chakra si possono tagliare. Io il Nen lo vedo molto come il chakra. In realtà, il polpo può distruggere nazioni. Io sto a pensare la stessa cosa. Nessuno ha mai. Nessuno ha mai. Vabbè, perché Nedero secondo te non distrugge nazioni. Col Buddha. Eh? Col Buddha. Beh, ci mette un po', però, insomma. Palmino, palmino. Ma la distrugge autodistruggendosi, Nedero. Ancora con sta bomba. Ma no, per dire, allora, come la può distruggere? Aspetta un attimo. Allora, mo ricominciamo. Il fatto che uno ci possa avere una mossa che distrugge una città e l'altro invece no, non vuol dire che in uno contro uno è più forte quello di distruggere una città, perché no, io sono distruggere d'accordo. Una città è una cosa ad area. No, nel senso, ma ad area fai lo stesso danno, esatto, a ma, tutti. Va benissimo, tu immagini. Io posso essere più resistente di quel danno a tutti. Beh, no, tu immagina che se lui fa grande palla nera e gliela spara addosso. Come il Netero, come la devia, allora, grandi palla nera. Infatti, quello che noi non sappiamo di tutto quello che abbiamo visto in Netero è come reagisce. Bravo, Dark. A cosa a distanza. Allora, sicuramente lui può reagire a cosa a distanza perché è arrivato a 100 anni lì e ha pistole e botte sempre tutti, quindi avrà incontrato, sai quanta gente che spara a distanza? Una marea, e sta ancora qua, quindi ha sicuramente, cioè probabilmente il Buddha può respingere anche delle onde di energia. Mm-hmm. Però Meruem non gliele tira mai, quindi noi effettivamente non lo vediamo. Cioè, non lo so se la palla nera viene respinta o meno. Secondo me la palla vera è ciò che counterà Netero, quindi dico Killer B. Secondo me Netero è più forte. Cioè, trovo improbabile che Netero perda uno scontro contro un avversario meno forte di lui. Livio? Sono molto combattuto. E quindi? Vittorio, ci può sta. Secondo me questa è una sfida che fatta 10 volte vince 5 volte uno e 5 volte l'altro. Però dato che prima ho votato Naruto, dai, stavolta voto anche un Netero, dai. 3 a 2 per Netero. 3 a 1 per Netero. Sì, 3 a 1. La chat, Netero. Sì. Allora, tanto. Ma tu hai votato Netero? Sì. Merdina. Io. Poi di Naruto. Io merdina. Vabbè, ma qua no. Si sta autocounterando. No, vabbè, perché quando ci stanno quegli amicetti suoi. Allora, prossimo